Buonasera a tutti. Direi che possiamo cominciare. Benvenuti al webinar Covid-19 condivisione dei dati, perché in Italia si fa troppo poco. Questo è un webinar, significa che purtroppo non sarà possibile per voi intervenire accendendo il microfono. Però noi cercheremo comunque di renderlo quanto più possibile interattivo, intanto facendovi qualche domanda a cui vi chiederemo di rispondere durante il webinar e poi dandovi la possibilità di fare tutte le domande che volete. Avete a disposizione una box per domande e risposte che identificate come Q&A. Le vostre domande verranno raccolte durante il webinar e poi alla fine degli interventi degli speaker avremo un momento abbastanza consistente di discussione e di risposta alle vostre domande. Dunque, questo webinar, come è nato? In realtà, insieme a questo webinar è nata un'iniziativa un po' più importante di cui adesso vi dirò. Dunque, è nato dal fatto che nell'emergenza Covid si è reso evidente che fosse non solo importante, ma anche urgente che ricercatori clinici e tecnici condividessero i loro dati e che la condivisione sia un elemento fondamentale per contrastare questa pandemia e non solo per contrastare eventuali altre future pandemie. Non necessariamente solo Covid. Ma il punto è che quello che si sta osservando è che nonostante l'Italia sia uno dei paesi con tra i più grandi numeri di casi di Covid, in realtà stia facendo veramente molto poco in termini di condivisione di dati. Questo che vi mostro è solamente un esempio. Il caso dell'Australia che ha presentato ad oggi poco più di 12.000 casi, ha depositato in GenBank, che è la banca dati che colleziona la più importante banca dati per la collezione di sequenze nucleotidiche, 1420 sequenze. Quindi questo è quello che ha fatto l'Australia. Viceversa, l'Italia, che come sappiamo ha un numero ben maggiore di casi, ad oggi ha depositato 27 sequenze. Insomma, questi numeri fanno impressione. In realtà ci sono altri paesi in Europa che seguono il trend dell'Italia, ma insomma noi oggi ci occupiamo dell'Italia. Quindi ci siamo domandati quali, e ci si domanda in generale, quali siano le ragioni di questa difficoltà o comunque di questa osservazione, di questi numeri così piccoli di condivisione di dati. E le ragioni in realtà possono essere varie. Un motivo potrebbe essere che gli addetti ai lavori, cioè i ricercatori clinici e tecnici che si occupano della produzione e della raccolta di dati Covid, non sono interamente consapevoli dell'importanza e dell'urgenza della condivisione dei casi, della condivisione dei dati. Un'altra ragione potrebbe essere che invece alcuni non sappiano dove e come condividere, però ci possono essere anche altre ragioni e saremmo tra l'altro molto interessati a sapere voi che cosa ne pensate. Quindi a un certo punto vi verrà data l'opportunità di
dire, non a parole, ma non a voce, ma scrivendo, quale pensate voi che possano essere le ragioni di questa mancanza di o insufficienza di condivisione. Ora, in questo contesto, alcune delle infrastrutture europee più importanti per la condivisione dei dati, che si occupano di dati, che supportano fortemente la condivisione dei dati, hanno cominciato naturalmente a muoversi e i nodi italiani di queste infrastrutture europee, di cui poi adesso di cui oggi sentirete parlare parecchio e di cui adesso io vi dirò qualche cosa, i nodi italiani hanno iniziato una collaborazione per sviluppare una serie di eventi online, in particolare tre webinar, di cui questo è il primo, e tre tutorial, proprio per cercare di fornire degli strumenti a ricercatori clinici e tecnici, diciamo fornire strumenti, consapevolezza e strumenti per cercare di supportare la condivisione dei dati COVID. Il webinar di oggi è generale e parleremo molto di Open Science e COVID-19. E poi gli altri webinar e tutorial si concentreranno su tipi specifici di dati. Quindi il prossimo webinar, questi saranno tutti dopo l'estate, a cominciare da settembre. Il primo sarà concentrato sui dati epidemiologici, il secondo sui dati clinici, poi avremo due tutorial sui dati omici, sui vari tipi di dati omici, e poi avremo un tutorial finale sulla condivisione del software, che è un altro punto cruciale in questa situazione, in generale in questa situazione. Chi sono le persone coinvolte nell'organizzazione e nello sviluppo e nell'organizzazione di tutti questi eventi? Un gruppo di persone, di ragazze del CNR, e ciascuna di noi però è anche coinvolta in uno o più delle infrastrutture a cui vi ho accennato. Quindi abbiamo Emma Lazzari per OpenAir, RDA e IOSC Pillar, Gina Pavone per OpenAir e RDA, e poi Francesca De Leo, Loredana Lepera e me per Elixir Italy. Prima di guardare un momento insieme il programma di oggi e poi passare la parola ad Emma, che è il primo speaker del webinar, vi dirò quindi, come vi ho anticipato, vi darò un paio di informazioni su quali sono le principali iniziative europee per la condivisione dei dati. Inizio da RDA, però insomma ve le mostro non in un ordine particolarmente significativo, insomma, diciamo casuale. Dunque, RDA sta per Research Data Alliance ed è una iniziativa, come si suol dire, community driven, che è nata da, diciamo, nel 2013, da una collaborazione della Commissione Europea, della National Science Foundation del governo degli Stati Uniti, del National Institute of Standards and Technology, sempre degli Stati Uniti, e dal Dipartimento dell'Innovazione del governo australiano. Lo scopo di questa iniziativa è quella di rendere possibile la condivisione e il riutilizzo di dati in tutti i modi possibili, in maniera tale che
questo possa essere uno strumento per affrontare le più grosse sfide mondiali, fra cui per esempio in questo momento la sfida che ci pone la pandemia da Covid. Quello che RDA sta facendo, fra le varie cose che sta facendo per l'emergenza Covid, è quella di aver prodotto, sviluppato e rilasciato proprio molto recentemente, il 30 giugno del 2020, una serie di linee guida e di raccomandazioni proprio per la condivisione dei dati Covid. Un'altra organizzazione, iniziativa assolutamente importantissima è Open Air. Open Air sta per Open Access Infrastructure for Research in Europe ed è finanziata già dal 2009 dalla comunità europea sotto forma, diciamo, nei programmi FP7 e Horizon 2020. Anche questa è una organizzazione che supporta fortemente l'open access in Europa, anzi l'idea è quella di fare in modo che i risultati della ricerca finanziata pubblicamente siano resi open, accessibili a tutti. Nel modo più ampio e trasparente possibile. Dopodiché abbiamo Elixir. Elixir è un'organizzazione intergovernativa che è stata fondata nel dicembre 2013, ma ha iniziato il suo primo programma quinquennale nel 2014 ed è una infrastruttura che fondamentalmente coordina tutte le risorse in Europa per le scienze della vita. Che cosa si intende per risorse? Si intende banche dati, software, materiali per il training, cloud storage e supercomputer. Comprende 22 paesi che vengono chiamati nodi Elixir e per un totale, perché poi in ogni paese sono membri del nodo, in ogni paese le istituzioni le organizzazioni di ricerca di ciascun paese, quindi Elixir raccoglie più di 220 organizzazioni per la ricerca. E che cosa sta facendo Elixir per supportare la ricerca nell'ambito di Covid? Beh, sta facendo, adesso qui c'è una lunga lista, sta facendo tutta una serie di cose importanti che vanno dal dare la possibilità di trovare i banche dati dove poter depositare i propri dati oppure rendere possibile l'accesso a dati che sono rilevanti per Covid-19 e così via discorrendo. Non ve le elenco tutte, le potete trovare al sito di cui ho messo il link qui in basso a destra. Soprattutto una cosa molto importante è quello che è il Covid-19 Data Portal, che è un portale sviluppato dal NBL EBI, che è uno dei membri Elixir, ed è un portale che è veramente proprio nato con molto recentemente, è stato lanciato in aprile del 2020 e che mette insieme tutti i possibili dataset rilevanti per la condivisione e l'analisi dei dati di Covid-19 con l'idea di fornire veramente un supporto e accelerare la ricerca in questo settore. L'ultima infrastruttura di cui vi voglio accennare è lo European Open Science Cloud, IOSC, che è un'iniziativa europea che si propone di sviluppare un'infrastruttura cloud che permetta essenzialmente la condivisione di dati. Allora, in questo
in questo quadro vengono, si sviluppano progetti diciamo, sotto l'ombrello di IOSC. Uno di questi progetti è l'IOSC Pillar, che è un progetto regionale, anche questo finanziato dalla Commissione europea, per supportare appunto la creazione dell'infrastruttura. E i paesi coinvolti sono l'Italia, il Belgio, l'Austria, la Germania e la Francia. L'ultima cosa che voglio dirvi riguarda il programma di oggi. Cominceremo subito con un piccolo questionario. Saranno solamente due domande. Adesso vi faremo, diciamo, apriremo una slide dove potremo vedere interattivamente le vostre risposte alle domande che vi faremo. Quindi dovreste andare utilizzando il vostro cellulare oppure il browser del vostro computer su www.menti.com e poi inserire il codice che vedete qui. Ma adesso, quando vi faremo vedere la slide proprio specifica per questo questionario, avrete di nuovo sia il link che il codice, potrete vedere sia il link che il codice. Dopo questo piccolo questionario, Emma Lazzari ci parlerà del meraviglioso mondo dell'open science, cioè il modello dell'open science e il suo metodo di cooperazione nel contesto in particolare della pandemia in corso. E dopodiché vi parlerà, diciamo, in maniera un pochino più approfondita di Open Air e RPA, dicendovi, diciamo, sicuramente meglio di come ve l'ho detto io, di quali sono le azioni che in particolare Open Air sta facendo nell'ambito di Covid-19. Dopo Emma vi parlerà Graziano Pesole, fondamentalmente di quali sono le azioni di Elixir per Covid-19 e quali sono le sfide e le opportunità per l'Italia della condivisione dati in questo momento molto particolare. Come vi ho detto, avete la possibilità di fare le domande nella box Q&A che potete vedere sull'interfaccia Zoom l'ultima parte del webinar consisterà nel rispondere alle vostre domande. L'ultimissima cosa, per chi avesse bisogno di un certificato di partecipazione a questo webinar, può farne richiesta seguendo il link che vi verrà poi anche copiato nella chat, quindi insomma non vi preoccupate, avrete modo di fare richiesta anche se non vi ricordate adesso questo link. Va bene, quindi io mi fermo qui passiamo a Mentimeter, al questionario di cui vi ho parlato. Allora, voi in questo momento dovreste poter vedere il mio schermo con i risultati di Mentimeter. Lo vedete? Mi confermate? Sì, lo vediamo. Ok, perfetto. Allora, state già rispondendo. È molto semplice, come avete visto, basta collegarsi al sito www.menti.com e vi richiede un codice, il codice è 821448 e sarete in grado di rispondere a questa domanda. Questa è una domanda un po' per rompere il ghiaccio oggi. E la lasciamo attiva ancora un pochino di tempo per permettere a tutti di poter rispondere. E poi proseguiamo con la domanda successiva. Allegra, non so se vuoi commentare, vedo
che una delle risposte che i partecipanti stanno dando di più è il fatto che loro condividono i dati in accesso aperto e ristretto e questi dati vengono opportunamente trattati. Quindi questa è una cosa molto positiva. Molto positiva. Vediamo che c'è anche qualcuno che non condivide ad oggi i propri dati, alcuni li condividono con i colleghi della propria istituzione e poi qualcuno dice non so, anche questo è interessante perché non so ci fa pensare che forse non sa come fare appunto che deve... passerei alla... Passiamo alla domanda successiva. Sì, vorrei essere sicura che tutti abbiano capito bene come fare per rispondere a questa domanda. Si tratterebbe di andare utilizzando il proprio browser oppure anche il proprio cellulare qualsiasi altro device su www.menti.com e poi appare una casella dove poter scrivere il codice che vedete in alto, 821448, e mettendo quel codice avete la possibilità di rispondere in maniera facile. Va bene, direi che più o meno abbiamo un po'. Possiamo andare avanti? Sì, andrai avanti. Ok. Dunque, passiamo alla domanda successiva che io a questo punto vi lascerei aperta in modo che voi possiate pensare un attimo a una risposta da dare. Questa è una domanda a risposta aperta, cioè siete liberi di scrivere un testo. Vi ricordo che quello che scrivete è anonimo, quindi il vostro nome non compare nella risposta. Se volete farci sapere chi ha scritto cosa, potete scrivere chiaramente il vostro nome all'inizio del commento. Dovrebbe essere anche possibile inserire più di una risposta. Dunque, io vedo, vi ricordo che potete usare il question and answer per inserire le domande e nel frattempo termino questa visualizzazione, ma come ripeto potete continuare comunque ad utilizzare il tool e partirei con la presentazione. Sì, volevo solo dire una cosa, forse l'hai appena detto, io mi sono distratta, questo rimarrà aperto fino all'inizio della discussione, avete possibilità di rispondere a questa domanda fino all'inizio della discussione, quindi ok. Grazie Allegra. Intanto vorrei ringraziare tutti i partecipanti per essersi collegati oggi. Vi ricordo che comunque le slide saranno rese chiaramente accessibili a tutti in accesso aperto ovviamente e saranno disponibili sui vari siti dove avete trovato la notizia di questi webinar, così come la registrazione di oggi. Allora, il mio intervento di oggi sarà relativo al farvi comprendere un po' quali sono le motivazioni che stanno dietro alla scelta dell'open science che hanno fatto diversi enti finanziatori in questi anni, in particolare la Commissione europea che è dal 2007 che lavora verso una scienza, per una scienza più aperta. E vedremo anche come questo si inserisce nel contesto, della pandemia che stiamo vivendo. Allora, io parto con una breve spiegazione di come funziona oggi la scienza, perché è importante poi per capire il contesto dell'open science che vedremo più avanti. Innanzitutto i ricercatori iniziano il loro percorso, un nuovo percorso di ricerca con un'idea. Questa idea necessariamente molto spesso ha bisogno di finanziamenti per essere portata avanti. Quindi quello che si fa una richiesta di finanziamento
appunto, quindi molto spesso, ancora una volta, questi soldi sono soldi pubblici che derivano dalle tasse di tutti noi cittadini. Se il finanziamento, il progetto viene accettato, si inizia l'attività di ricerca. Ora, l'attività di ricerca chiaramente è molto varia. I ricercatori fanno molte cose, ci sono molti aspetti che vengono coperti, quindi si studia, si osserva, si osservano dei fatti, strutturano degli esperimenti, si portano avanti questi esperimenti in laboratorio, si raccolgono dei dati. E quello che si fa poi alla fine si producono dei risultati. Questi risultati possono avere varie forme, possono essere dati che sono stati collezionati, possono essere delle metodologie nuove, dei processi, dei testi, dei report. E quello che poi alla fine ad oggi chiude il ciclo della ricerca è il fatto che ad un certo punto i ricercatori scrivono un articolo in una rivista scientifica e questo articolo però purtroppo viene chiuso dietro quello che si chiama in gergo un paywall, quindi diventa una risorsa a pagamento ad accesso limitato diciamo cancella, in qualche modo nasconde tutto il resto dell'attività di ricerca che viene portata avanti invece dai ricercatori e tutti gli altri risultati. Questo poi fa sì che si porti avanti la storia famosa del publisher perish, cioè i ricercatori sono in qualche modo portati a pubblicare sempre di più, altrimenti la loro carriera in qualche modo viene interrotta e non va avanti. Ma come avviene l'accesso alla letteratura scientifica che abbiamo visto essere l'unico prodotto che emerge dell'attività del ricercatore? Sostanzialmente l'accesso alla letteratura scientifica è un business, quindi c'è qualcuno che paga, spesso è un'istituzione, la vostra istituzione di appartenenza, quindi università, enti di ricerca, che paga un abbonamento per dare ai propri ricercatori l'accesso ai risultati. Che cosa vuol dire? Vuol dire che purtroppo da quando abbiamo avuto la rivoluzione digitale non si possiede più la rivista cartacea, ma quello che succede è che si paga per avere accesso, quindi per leggere gli articoli scientifici. Tutto questo ha chiaramente dei costi. Ci sono dei costi divisi in vari modelli di business. Il modello di business più attivo ad oggi è quello tradizionale ad abbonamento. Che cosa significa? Significa che una istituzione di ricerca paga ogni anno una quota per dare accesso appunto ai contenuti di alcune riviste. Non si può chiaramente pagare per avere accesso a tutte le riviste che vengono pubblicate, ma si fa una selezione. Quanto costa questo tipo di abbonamento? Ha dei costi enormi, perché pensate, ogni istituzione ogni anno paga da 1 a 3 milioni di euro per dare accesso alle riviste scientifiche più utilizzate ai propri ricercatori. Questo vuol dire che ogni università, ogni ente di ricerca paga queste cifre in tutto il mondo, quindi chiaramente si parla di moltissimi soldi. C'è poi un altro modello che si chiama Gold Open Access. Ora, questo modello ha un nome che è simile all'Open Access di cui parleremo oggi e nei prossimi anche eventi, ma non ha niente a che vedere con l'Open Access, che è quello invece richiesto dagli enti finanziatori. Qui si parla di un modello di business che prevede che gli articoli che vengono pubblicati in una rivista Gold Open Access siano immediatamente accessibili al pubblico dal momento della loro pubblicazione, quindi chiunque potrà andare e leggere quell'articolo. A volte, non sempre, è richiesto agli autori di pagare quella che si chiama Article Processing Charge, cioè una quota per poter appunto pubblicare in quella rivista. Questa quota varia dai 100 ai 6.000 euro per articolo e a volte viene pagata direttamente dagli autori. In Italia in realtà molto spesso, perché poche sono le istituzioni che hanno un sistema centralizzato per il pagamento delle APC.
e pochissime, veramente poche, si contano sulle dita di una mano, pochissime istituzioni tracciano questi costi. Quindi questi costi sostanzialmente sono invisibili e non si vedono nei budget delle istituzioni di ricerca. Non sono quindi tracciati. C'è poi un altro modello, che è un modello ibrido, dove sostanzialmente il giornale è a abbonamento, ma si prevede che un autore possa pagare una APC per rendere un determinato articolo e solo quell'articolo della rivista ad accesso aperto. Quindi la rivista è tradizionale ad abbonamento, molti articoli sono chiusi in accesso chiuso solo per coloro che pagano l'abbonamento, ma qualche articolo può essere reso accessibile a tutti. I costi qui delle APC sono inferiori a quello del modello Gold Open Access, ma quello che avviene in realtà è che questo è il modello più costoso di tutti. Questo perché è comunque un modello ad abbonamento, quindi abbiamo l'istituzione che paga per la lettura e un'altra entità, che spesso appunto è l'autore, che paga per pubblicare. E questo è il fenomeno che si chiama in gergo double dipping. Ma quant'è il costo di tutto questo? Beh, a livello mondiale si stima, questa è una stima in realtà del 2015, quindi è già abbastanza vecchiotta, questo studio del 2015 appunto ci dice che si paga attualmente, le istituzioni di ricerca pagano a livello mondiale 10 miliardi di dollari per gli abbonamenti ai giornali. Questi sono soldi che le istituzioni pagano per ricomprare sostanzialmente gli articoli che scrivono i loro ricercatori. E allora qual è il problema? Beh, il problema è evidente a tutti. Intanto questo sistema non è per niente trasparente, questo perché i contratti con gli editori non vengono pubblicati, o meglio, noi sappiamo quanto viene speso dalle singole istituzioni, ma non abbiamo accesso ai dettagli dei contratti. La ricerca ancora oggi può essere letta da poche persone, quindi solo sostanzialmente quelli che pagano per avere accesso, e con ritardi enormi. Pensate che il tempo medio di pubblicazione per un articolo è di 18 mesi, vuol dire che io oggi faccio una scoperta, scrivo un articolo, il mio articolo viene pubblicato tra un anno e mezzo, e questo è un problema enorme. Pensate se la ricerca del Covid fosse disponibile con questi ritardi. Tardi, chiaramente non è sostenibile, non è pensabile. Gli autori, quindi voi ricercatori, noi ricercatori, cediamo in modo gratuito i nostri diritti, i nostri copyright agli editori, pensando di non avere scelta, ma in realtà non è così, perché il copyright viene ceduto dall'autore e che invece dovrebbe essere colui che si preoccupa di cedere solo i diritti che gli fanno comodo e non gli altri, ma questo non è percepito dai ricercatori. I costi degli abbonamenti crescono ogni anno con una media dell'1-2%, pensate a quanto vi ho detto si pagava nel 2015, pensate oggi a quanto sono arrivati questi costi, e i costi delle APC, come vi dicevo prima, non sono tracciati, quindi le istituzioni non sono sostanzialmente consapevoli di quanto sia in effetti il costo della letteratura scientifica. Pensate però che chi lo fa, e ci sono oggi gli strumenti che ce lo consentono, scopre molto spesso di pagare esattamente quanto paga per gli abbonamenti, quindi quell'1 o 3 milioni che avete visto prima in realtà sono doppi, perché diciamo, se si potesse conteggiare anche il costo delle APC. La cosa fondamentale è che in realtà gli editori scientifici fanno immensi profitti sugli articoli che noi scriviamo. Questo perché? Perché sostanzialmente sono aziende che non pagano la materia prima, perché gli autori, i revisori e gli editori dei giornali che provengono dalla comunità scientifica non sono pagati per il lavoro che svolgono all'interno del giornale e della rivista. Nel 2010, per esempio, Elsevier ha dichiarato di aver avuto un profitto di 724 milioni di sterline con un margine del 36%. Pensate che questo margine nel 2010 era superiore a quello di Apple, Google e Amazon, quindi si sta parlando veramente di molti, molti soldi che in realtà noi potremmo usare per fare ricerca.
La domanda è: ma perché lo stiamo facendo? Perché i ricercatori spendono tutti questi soldi pubblici per chiudere i propri risultati delle ricerche dietro a giornali e riviste scientifiche ad accesso limitato e a pagamento? Beh, lo facciamo, lo sapete benissimo, perché abbiamo un sistema di valutazione della ricerca che si basa proprio sugli indici bibliometrici che derivano dai giornali. Cioè, ad oggi noi veniamo valutati solo perché scriviamo in determinati giornali. Non viene valutata la qualità della nostra ricerca, il suo impatto, solamente viene valutato quante citazioni noi riceviamo. E che cosa ci stiamo perdendo in tutto questo? Beh, l'abbiamo visto prima, ci stiamo perdendo la gran parte del lavoro dei ricercatori. Ci perdiamo, per esempio, importantissimi i risultati negativi, gli algoritmi, il software che viene realizzato, le proposte di progetto, la peer review, lo sviluppo di prodotti e soprattutto ci perdiamo i dati. E perché invece dovremmo condividere i nostri dati? Perché i dati della ricerca sono così importanti? Beh, ci sono vari aspetti. Uno di questi, chiaramente, è la riproducibilità. Questa è una famosissima frase di Alexander Kohn, che io mostro sempre nelle mie presentazioni, che dice che un esperimento è riproducibile fino a che un altro laboratorio non prova a riprodurlo. Ma la riproducibilità invece è una parte molto importante della ricerca ed è ancora uno dei principi alla base del metodo scientifico. E i dati in realtà rappresentano le prove che quello che noi scriviamo negli articoli corrispondono a verità, quindi sono un aspetto molto importante. Perché gli altri dovrebbero crederci quando noi scriviamo e facciamo delle affermazioni nei nostri articoli, se non possono avere accesso ai dati sui quali noi ci basiamo? Riflettiamoci, perché anche qui ci sarebbe molto da discutere. Questa è un'altra frase interessante di Graham Seale, che non è un ricercatore ma è un avvocato, che ha assistito i parenti di pazienti di malattie rare proprio perché non riuscivano ad avere accesso ai risultati della ricerca, che avrebbero invece consentito in qualche modo ai loro cari di produrre, di portare avanti una vita diversa. E lui afferma a un certo punto del suo lavoro che secondo lui pubblicare la ricerca senza i dati è semplicemente fare pubblicità, non è fare scienza. Beh, pensate a questa affermazione, quanto può essere vera oggi nella pandemia che stiamo vivendo. Pensate anche al fatto che se noi questi dati non li condividiamo e comunque se non li gestiamo nel modo corretto, perché poi questa è un po' la chiave di tutti i discorsi che sentirete oggi, questi dati poi alla fine vanno persi. Questo è uno studio del 2013 che ha dimostrato che la maggior parte dei dati, si parla dell'80%, all'epoca dei dati degli anni 90, è andato perso per sempre. Quindi si parla di milioni, miliardi di euro che sono stati spesi in progetti di ricerca e poi i risultati di questi progetti alla fine sono andati persi per sempre. Questo perché i ricercatori non hanno gestito i dati nel modo corretto. Questa ricerca ha dimostrato che i dati in realtà forse si trovavano da qualche parte, ma nessuno era in grado di avere accesso a questi dati, perché magari erano scritti in quaderni di laboratorio che chissà dove si trovavano, perché magari erano all'interno di computer che ormai non si accendevano più o che erano andati distrutti, perché erano stati salvati in supporti tecnologicamente ormai obsoleti. Quindi a questo punto la domanda è: ma che cosa stiamo facendo? Cioè, la nostra attività di ricerca in che cosa si riduce in realtà? E poi ci sono altri aspetti importanti. C'è l'aspetto sicuramente dell'integrità della ricerca e della verifica dei risultati. Questo è un articolo molto famoso di cui sicuramente avrete sentito parlare, che mostrava in qualche modo sul quale si basava la famosa teoria dell'austerità, l'austerity. Pensate che questo articolo e altri articoli collegati che erano stati pubblicati ad un certo punto vengono in massa ritrattati, perché uno studente di dottorato ha
quale il professore per cui lavorava aveva chiesto di riprodurre i grafici presenti in questi articoli, che si basavano su dati pubblicamente disponibili delle amministrazioni dei vari paesi, prova a riprodurre questi grafici e non ci riesce. Quindi a un certo punto, disperato, manda un'email agli autori e dice: mi date per favore l'estrazione dei dati che avete utilizzato, perché io non riesco a riprodurre gli stessi risultati. Questo studente scopre che il file Excel che gli autori avevano utilizzato per produrre questi grafici conteneva degli errori nelle formule che erano state utilizzate. Quindi gli articoli vengono ritrattati e chiaramente poi si sviluppa tutta una serie di letteratura che in qualche modo commenta l'episodio e commenta quello che è stato scoperto. Questo succede spessissimo, succede in tutte le discipline, succede oggi anche con gli articoli relativi al Covid. Come voi ormai avrete imparato a conoscere, a sapere oggi, oggi si condivide sostanzialmente un grande quantitativo di letteratura anche prima del processo ufficiale di review. Questa letteratura quindi viene condivisa come preprint, ma anche come articoli che vengono in realtà valutati dai pari e possono essere ritrattati. In questi giorni abbiamo sentito diverse ritrattazioni anche su riviste prestigiose come il Lancet. Ma questo è un male? Io direi di no. In effetti, se noi condividiamo i nostri preprint prima che questi vengano revisionati da un team ristretto di esperti, quello che facciamo è che permettiamo alla scienza di fare una discussione molto più ampia sulla nostra ricerca. In più, scoprendo che gli articoli vengono ritrattati anche successivamente alla peer review, in realtà ci accorgiamo che la discussione nella comunità scientifica non si ferma con il processo di revisione, ma va avanti. Quindi che cosa significa questo? Significa che comunque la comunità scientifica è molto attenta ed è perfettamente in grado di capire se ci sono delle falle negli articoli che sta leggendo, e questo va oltre il, diciamo, tradizionale processo di review che viene portato avanti dalle riviste scientifiche. Questo è un blog molto interessante che vi invito ad andare a leggere, che si chiama Retraction Watch. È un blog che tiene traccia di tutti gli articoli che vengono ritrattati nelle varie discipline. C'è un database molto interessante che può essere consultato e dà anche la lista degli autori che hanno il maggior numero di articoli ritrattati. Come vedete, ci sono alcuni autori che hanno decine e centinaia di articoli che vengono ritirati dalla pubblicazione. E poi ci dà anche delle informazioni interessanti. Questo, per esempio, è la lista dei primi 10 articoli più citati che sono stati ritrattati. Ma vengono citati questi articoli anche dopo che vengono ritrattati. Questo perché, chiaramente, come potete capire, la discussione nella comunità scientifica viene anche in qualche modo stimolata dalla ritrattazione di uno studio importante. E questo ci fa anche un po' ragionare sulla valutazione della ricerca e sugli indici citazionali che vengono utilizzati e che non tengono per niente conto del contesto nel quale avvengono determinate citazioni. A volte, anzi spesso, le citazioni possono essere anche fatte in modo negativo, quindi non è detto che un articolo che riceve molte citazioni in realtà sia un articolo con un'alta qualità. E allora veniamo un po' al cuore dell'evento di oggi. Che cos'è l'open science? L'open science, come diceva John Tennant, non è il contrario di closed science, ma il contrario di open science è bad science. Quindi la scienza aperta dovrebbe essere il default della scienza, la scienza dovrebbe essere aperta per definizione. In realtà chi non la apre sta facendo cattiva scienza, non lo fa nel modo corretto. E allora che cosa vuol dire fare scienza nel modo corretto? Open science vuol dire aprire ogni singolo passo
passo del processo scientifico, del ciclo della ricerca, e si basa su un principio fondamentale, che è quello che se una ricerca è finanziata con soldi pubblici, i risultati della ricerca devono essere resi immediatamente disponibili a tutta la comunità e quindi devono avere il più alto impatto possibile. I principi poi sono trasparenza, riproducibilità, collaborazione, lo vedremo oggi, accessibilità e riuso dei risultati. Che cosa vuol dire poi rendere i risultati aperti nel modo più ampio possibile? Beh, questo aiuta sicuramente a costruire nuova ricerca a partire dai risultati ottenuti da altri, quindi si migliora la qualità anche dei risultati della ricerca e il loro impatto, si incoraggia la collaborazione e si evita la cosiddetta duplicazione degli sforzi, quindi non si finanziano ricerche che sono già state finanziate da altre, quindi si ha più efficienza. L'innovazione viene accelerata, è stato calcolato che i prodotti che si basano sui risultati della ricerca aperta vengono immessi sul mercato con 2 anni di anticipo rispetto a quelli che invece si fondano su una ricerca che viene chiusa dietro i paywall che abbiamo visto prima, e poi si coinvolgono i cittadini e la società nel processo scientifico, e questo chiaramente aumenta la trasparenza del processo scientifico. Che cosa vuol dire poi oggi fare collaborazione? Beh, l'abbiamo visto tutti, c'è uno sforzo mondiale nel contrasto della pandemia che stiamo vivendo, e pensate se oggi i risultati della ricerca del Covid fossero chiusi dietro a un paywall. Sarebbe chiaramente un disastro ancora peggiore di quello che stiamo vivendo. Quindi gli scienziati ora aprono tutto. Gli editori scientifici stanno mettendo in accesso aperto tutti i risultati relativi al Covid. Attenzione, perché qualcuno ha già detto che però a ottobre li richiuderà di nuovo tutti, quindi questa apertura che all'inizio è stata fatta da qualsiasi editore scientifico sta già cominciando a tornare indietro. Ma la domanda che io vi faccio è: ma se l'open access fosse così deleterio per gli editori, che cosa vuol dire che ora lo stanno, perché ora stanno invece aprendo tutta la ricerca relativa al Covid? Beh, la risposta è che in realtà aprire la scienza velocizza il processo scientifico e ci permette di portare avanti innovazione e di avere un progresso vero e veloce dal punto di vista scientifico. Ed è per questo che stiamo aprendo tutti i risultati del Covid, chiaramente, ma tutte le altre ricerche, perché forse la ricerca sul cancro non è ugualmente importante, la ricerca ambientale non è ugualmente importante, perché solo il Covid e perché solo per un breve periodo di tempo? Importante è anche condividere i risultati, perché molto spesso chi prende le decisioni anche per noi basa le sue decisioni sui risultati della ricerca. Lo abbiamo visto e lo vediamo particolarmente oggi con il Covid, i policy maker basano le proprie decisioni, raccomandazioni che hanno nei confronti del pubblico proprio sulle evidenze scientifiche, e se queste sono chiuse chiaramente capite che c'è qualcosa che non va e c'è un cortocircuito in tutto questo processo. Ma che cosa vuol dire fare open science in pratica? Beh, open science è un termine ombrello che comprende una serie di attività, si parla di apertura non solo delle pubblicazioni scientifiche, ma anche dei dati, ma delle risorse di formazione, e tutto questo si inserisce in un contesto dove ci sono 3 pilastri fondamentali. Il primo è l'integrità della ricerca, poi abbiamo un cambiamento che sarà necessario e che è già in atto in questo momento in molti paesi, e la discussione sta partendo adesso anche a livello proprio europeo centralizzato, del cambiamento sulla valutazione della ricerca. E poi servono chiaramente infrastrutture che ad oggi esistono già per poter permettere agli scienziati di fare open science. Uno degli elementi fondamentali dell'open science è l'open access alle pubblicazioni e ad altri risultati della ricerca, quindi anche ai dati. E che cosa significa? Significa dare accesso libero, gratuito e senza restrizioni online
online ai risultati della ricerca. Attenzione, perché questo non vuol dire pagare per pubblicare, quindi non confondete, come vi dicevo prima, il modello Gold Open Access con l'Open Access che invece di cui vi parleremo oggi. Come fate quindi a dare accesso aperto ai vostri risultati? Beh, lo potete fare attraverso quelli che si chiamano repository. Che cosa sono i repository? Sono degli archivi online che consentono di caricare degli oggetti digitali, quindi si parla di dati, pubblicazioni, software, qualsiasi tipo di oggetto digitale, risultato in questo caso della ricerca, e che portano avanti una politica di archiviazione a lungo termine. Ci sono vari tipi di repository, istituzionali, tematici o disciplinari, di letteratura, quindi di articoli oppure di dati, oppure anche che sono in grado di farvi condividere e conservare qualsiasi tipologia di oggetto digitale. Quindi i due principali scopi di un repository sono la conservazione e la condivisione. Quindi conservazione dei vostri risultati, abbiamo visto essere fondamentali per non perdere i risultati della ricerca. Questo si può fare perché chi gestisce un repository è solitamente un'istituzione, un'università, un centro di ricerca, un'infrastruttura oppure una comunità scientifica molto solida. Pensate all'esempio di Archive per la fisica, che quindi è in grado di conservare, di garantire una conservazione a lungo termine dei contenuti del repository, e poi vi permette anche di condividere le informazioni direttamente dalla piattaforma. Condividere non significa necessariamente mettere in accesso aperto, quindi aprire a chiunque i risultati, ma potete decidere chi e come e quando avrà accesso magari ai dati che avete caricato sulla piattaforma. Questo ci porta poi a un altro discorso più ampio, che è quello della gestione dei dati e poi anche estendendo tutti i risultati della ricerca. Perché li dobbiamo gestire nel modo corretto? Beh, perché la gestione dei dati ci permette di avere un impatto e una visibilità come ricercatori chiaramente migliore di quella che abbiamo non gestendo in nessun modo i nostri dati. Abilita il riuso, quindi ci potrebbero essere, anzi sicuramente ci sono dei ricercatori nel mondo che a partire dai vostri dati potrebbero tirare fuori dei risultati che voi non avevate pensato. Ma ci inserisce anche in un contesto più ampio, lo abbiamo visto, di trasparenza e di affidabilità della ricerca. La riproducibilità dei risultati è garantita dal fatto che si può dare accesso ai dati sui quali si basano le nostre affermazioni, e poi chiaramente, come vediamo in questo momento, si abilita una grande collaborazione. I dati in realtà dovrebbero essere gestiti seguendo quelli che si chiamano i principi FAIR. Ora non parleremo qui di principi FAIR, li vedremo magari negli eventi che abbiamo preparato per voi più avanti. Sostanzialmente FAIR è un acronimo che ci aiuta ad attivare delle politiche che permettono, delle buone pratiche che ci permettono di condividere nel modo corretto i nostri dati. Non vuol dire aprire i dati, ma vuol dire preparare i dati per il riuso da parte di altri. Questi dati devono essere quindi findable, accessible, interoperable e reusable, che vuol dire che devono essere trovati, devono avere una collocazione ben definita, devono essere accessibili per almeno 10 anni e deve essere chiaro chi e come può avere accesso ai dati, devono essere interoperabili, quindi le macchine devono poterli leggere, i computer devono poter leggere questi dati e dovrebbero essere facilmente integrabili con altri dati. Tutto questo nell'ottica che questi dati vengano poi riutilizzati da altri. Ma quanto ci costa gestire i dati? In realtà quanto ci costa gestire i dati lo possiamo calcolare, ma non è così importante come sapere quanto ci costa in realtà non gestire i dati. Questo è uno studio che la Commissione europea ha pubblicato l'anno scorso, dove è stato calcolato quanto ci costa attualmente non avere dei dati della ricerca che aderiscono ai principi FAIR. Ci costa, pensate, ad oggi 10 miliardi
miliardi di euro l'anno in tutta Europa, con un costo, diciamo, collegato, quindi questi sono costi diretti per la non gestione dei dati, con un costo collegato di altri 16 miliardi di euro l'anno in Europa. Quindi è importante gestire i dati, è importante condividerli. Che cosa sta facendo l'Europa oggi per permettervi di gestire e condividere i risultati della ricerca Covid in particolare nel modo corretto? Le iniziative abbiamo visto, Allegra ce l'ha descritte, io ora vado un pochino più nel dettaglio, ma vi lascio poi tutti i link per poter approfondire. OpenAIR ha realizzato in collaborazione col CERN di Ginevra, che gestisce Zenodo, che è un repository, forse probabilmente lo conoscete già, che è stato sviluppato proprio grazie alla Commissione Europea. Zenodo è un repository che chiunque può utilizzare per condividere la sua ricerca. All'interno di Zenodo abbiamo creato uno spazio dedicato alla ricerca Covid, quindi c'è una community dove voi potete caricare articoli, preprint, ma anche dati che non trovano altra collocazione, lo vedremo poi più avanti, specifica. E poi ha creato quello che si chiama Covid Gateway, cioè un unico punto di accesso per i risultati delle ricerche relativi a Covid, quindi si parla di pubblicazioni, ma anche di dati, software e altre risorse. C'è poi la parte che diceva Allegra relativa alla Research Data Alliance, che ha creato questo gruppo di lavoro dove gli esperti di tutto il mondo hanno dialogato fra loro per scrivere queste raccomandazioni per la condivisione di diversi tipi di dati. Si parla di dati clinici, dati omici, epidemiologici e quelli relativi alle scienze sociali. Chiaramente ci sono anche aspetti legali e considerazioni etiche che sono state raccolte, e questo è stato un grande sforzo che ha portato poi alla versione finale di queste linee guida che sono uscite il 30 giugno. Questo è uno sforzo, vorrei farvi notare, che è stato però portato avanti in modo collettivo, cioè queste raccomandazioni hanno avuto diverse versioni che sono state rese pubbliche, condivise con tutta la comunità scientifica, che ha avuto modo di commentarle prima di arrivare alla versione definitiva, e questo è il metodo di lavoro che in realtà RDA usa per qualsiasi tipo di problema relativo alla condivisione dei dati. Vi lascio poi con un'ultima slide relativa alle risposte che sono state riportate da vostri colleghi durante tutta una serie di eventi pubblici, del motivo per cui non condividono i propri dati. Le potete guardare ora, le potrete guardare poi quando vi lascerò le slide. Una delle cose principali che emerge è che i ricercatori hanno paura a condividere i loro dati perché secondo loro questi dati sono in qualche modo sbagliati, oppure non sono puliti, e i loro colleghi probabilmente leggendoli potrebbero trarre conclusioni errate. E poi vi lascio con l'ultima chicca che mi è stata lasciata tempo fa da un direttore di un istituto di ricerca, al quale io stavo cercando di spiegare l'importanza della condivisione dei dati e come poteva fare lui per condividere i suoi dati e i dati dei suoi ricercatori, e lui a un certo punto mi ha interrotto e mi ha detto: guardi che io non voglio condividere i miei dati, io voglio che lei mi dica come faccio a usare i dati degli altri. Con questo io vi lascio, passo la parola chiaramente a Graziano per continuare le presentazioni di oggi. Graziano, ci sei? Sì, ci sono. Ok, intanto potete vedere parte delle risposte che state dando. Ok, vai. Allora, intanto chiedo se vedete lo schermo. Sì. Perfetto. Allora, buonasera a tutti. E ringrazio Allegra ed Emma per quanto ci hanno raccontato, che penso non tutti noi, diciamo, conosciamo bene. Ora, è evidente che questa pandemia veramente ci ha portato a capire l'importanza
della condivisione dei dati. Perché, diciamo, in Italia soprattutto non c'è una tradizione in questa direzione che riguarda in particolar modo, come vedremo tra un attimo, soltanto particolarmente il versante clinico. Quindi, diciamo, per quanto abbiamo vissuto e stiamo vivendo un momento veramente difficile, come diceva De André, dai diamanti non nasce niente, magari dall'etame nascono i fior. Quindi nel senso che da una situazione veramente critica, almeno in questo campo, possiamo in qual modo trarne un insegnamento che ci potrà guidare per il futuro. Quindi ecco perché opportunità e sfide. Il titolo del webinar di oggi era appunto perché in Italia si fa troppo poco. Effettivamente in Italia si fa troppo poco per due ragioni. Intanto perché si producono pochi dati e in modo frammentato, e poi anche perché questi pochi dati o non vengono condivisi o vengono condivisi male. Come già avete un po' vi è stato presentato, la problematica di condividere e riusare il più possibile i dati è una sfida globale, nel senso che se c'è un'informazione, più questa informazione viene usata e condivisa, più il suo valore aumenta. E quindi da questo un po' nasce l'iniziativa Open Science Cloud, che va un po' al di là anche dell'ambito delle scienze della vita, che, come vi è stato già raccontato, ha l'obiettivo di mettere le basi per una scienza aperta in Europa e a livello internazionale. Avete già sentito del RDA, che appunto si colloca in quest'ambito, e anche questa, diciamo, ci dà delle linee guida molto importanti per, come dire, darci indicazione non solo sull'importanza della condivisione di dati, ma anche su come questi dati vanno condivisi in modo che i dati siano interoperabili. Vi faccio un semplice esempio. Supponiamo di in campo Covid, che poi riprenderemo successivamente. Una delle informazioni più rilevanti sui pazienti è lo stato del paziente. Ora avete imparato a familiarizzare con una serie di terminologie: sintomatico, asintomatico, paucisintomatico e così via. Ma cosa vogliono dire questi termini? In che modo vengono attribuiti? È evidente che se non abbiamo uno standard comune, sia nell'uso delle parole che nel significato delle stesse, diciamo, i dati e le informazioni che vengono prodotti di fatto sono poco utilizzabili e quindi sono poco riutilizzabili. E come vi diceva prima Emma, c'è un documento molto corposo sviluppato da RDA, che diciamo supera le 100 pagine, che ci dà tutta una serie di indicazioni molto importanti su come, su quali tipologie di dati vanno condivisi e con quali modalità. In questo si colloca anche l'infrastruttura Elixir, che, come vi ha già detto Allegra, è un'organizzazione intergovernativa che si occupa, diciamo, di mettere insieme tutta una serie di strumenti per la condivisione e l'utilizzo dei dati nel campo delle scienze della vita, che quindi includono basi di dati, strumenti di analisi, materiali training, best practice, ma anche ovviamente infrastrutture ICT. Quindi l'obiettivo di Elixir è quello di mettere a fattor comune tutte queste risorse su scala europea in modo da massimizzare l'uso che è possibile fare della ricerca nel campo delle scienze della vita. Molto brevemente, per chi di voi non conoscesse l'infrastruttura, l'organizzazione di Elixir è organizzata in 5 piattaforme, che qui vedete, diciamo, all'interno di questa slide: strumenti,
potenza di calcolo, training, interoperabilità e dati, che servono una serie di user community che appunto utilizzano queste piattaforme per varie finalità. Ad esempio, nel campo della pandemia è rilevante citare Human Data, Rare Disease, Proteomics e così via. Quindi ci sono tutta una serie di comunità di esperti che utilizzano questa infrastruttura per trarre il massimo utilizzo dai dati e dalle ricerche che vengono condotte. Giusto una parola per raccontarvi del nodo italiano di Elixir, che come vi ha già detto Allegra è anche l'infrastruttura italiana, è un'infrastruttura distribuita, coordinata dal CNR e che vede il coinvolgimento di 23 istituzioni che includono diverse università, centri di ricerca, ma anche istituzioni tecnologiche, tipo l'INFN, il CINEC, il GAR, anche perché è importante che mettere a fattor comune non solo il know-how nel campo della ricerca delle scienze della vita, ma anche le piattaforme tecnologiche in modo tale da poter gestire al meglio le informazioni, sia in termini di potenza di calcolo che di capacità di storage. Come dicevo prima, questa pandemia ci ha messo di fronte alla necessità di condividere i dati e le scoperte in modo da accelerare il più possibile la ricerca per fronteggiare questa pandemia. Perché è evidente che più le informazioni prodotte vengono riusate più volte, più è probabile che la ricerca e la conoscenza possa fare progressi più rapidamente. In questo caso noi abbiamo bisogno di procedere nel modo più rapido possibile. Questa è la ragione per cui una delle iniziative che è stata avviata dalla Commissione europea in collaborazione con il Laboratorio europeo di biologia molecolare e l'Istituto europeo di bioinformatica, l'IBI, di creare il COVID-19 Data Portal, cioè un punto di accesso per tutte le risorse di dati, di informazioni, di know-how che i paesi membri e quindi i gruppi di ricerca afferenti potessero mettere a disposizione in modo da accelerare la ricerca nel campo. Ora, di che cosa stiamo parlando? Questa è l'unica slide un po' più scientifica. Ovviamente, se parliamo di dati, dobbiamo capire qual è il nemico che dobbiamo fronteggiare. Come sapete, si tratta di un virus RNA che è costituito da un genoma RNA di circa 30.000 nucleotidi. Questo genoma utilizza l'informazione genetica sia per produrre l'armamentario per la propria riproduzione che le cosiddette proteine strutturali che servono a propagare le particelle virali ad altri ospiti. Ovviamente in questo caso l'ospite umano. Quindi è evidente che il virus vive e funziona solo quando riesce a infettare una cellula ovviamente umana. E quindi per comprenderne il suo funzionamento, la sua virulenza e le sue capacità infettive, dobbiamo ovviamente comprendere questo processo e quindi avere informazioni sia sul genoma, che ovviamente è costituito da una stringa di 30.000 caratteri, ma anche sui suoi prodotti di espressione, quindi le proteine, gli RNA subgenomici discontinui che guidano la traduzione delle proteine strutturali che, come dire, ricostituiscono le particelle virali che poi andranno a infettare altre cellule. Dobbiamo comprendere l'interazione fra la particella virale e il recettore dell'ospite e quindi abbiamo tutta una serie di informazioni che chiameremo omiche, che riguardano quindi non solo l'espressione del genoma virale, l'espressione degli RNA messaggeri virali, la struttura tridimensionale delle proteine virali e del recettore dell'ospite e tutti i pathway che vengono in qualche modo accesi
durante il processo di infezione. Quindi, chiaro, quelli che chiamo SARS-CoV-2 FACS, noi possiamo in qualche modo passare in rassegna i possibili dati e ci renderemo conto che purtroppo ben poco è stato fatto. Quindi, quali sono i dati che possiamo condividere? Tutti i giorni sentite parlare di tamponi. Ora, il dato che viene reso pubblico dal Ministero della Salute è un dato binario, nel senso che abbiamo numero di tamponi effettuati, numero di tamponi positivi. Questo è un dato assolutamente sottodimensionato rispetto al bagaglio di informazione che questi dati ci possono dare. Ad esempio, il dato del tampone, a parte tutte le informazioni sperimentali su come questo tampone è stato ottenuto, ci danno anche dei dati quantitativi che in qualche modo sono correlati alla carica virale, il cosiddetto valore CT. Ora, se noi avessimo disponibili i valori di CT, quindi la carica virale, dei diversi tamponi nel tempo e nello spazio, avremmo uno strumento potentissimo per seguire la pandemia e capire se ad esempio la carica virale più bassa, più alta e come si muove nel tempo e nello spazio. Ad oggi questi dati non sono disponibili, non solo, ma tampone positivo o negativo, giusto per fare un altro esempio, dipende anche dall'approccio sperimentale che è stato usato. Come sapete, il tampone si fa con un esperimento di real-time PCR. Per fare una real-time si usano uno o più target, che sono i geni del virus, tipicamente la proteina N, la proteina E o la proteina S, per cui usiamo vari primer. Vari laboratori usano varie metodologie per fare questi tamponi e non è detto che i risultati siano compatibili. Nella mia esperienza, diciamo, personale, sappiamo che abbiamo sia falsi positivi che falsi negativi. Se questi dati fossero disponibili, avremmo degli strumenti molto più efficaci per minimizzare falsi positivi e falsi negativi. Secondo tipo di dato, le sequenze del genoma virale. A che cosa ci servono? Ci serve a capire se, in che modo il genoma muta, quali sono le mutazioni, quali sono le implicazioni funzionali di queste mutazioni. Ma naturalmente non solo abbiamo bisogno dell'informazione del genoma, ma abbiamo bisogno anche di conoscere i prodotti di espressione del genoma per capire in che modo vengono espresse le proteine strutturali. Ma non solo, avremmo anche bisogno di conoscere i dati grezzi da cui, diciamo, la sequenza genomica che è stata ottenuta. E perché abbiamo bisogno di conoscere anche questi? Perché solo avendo a disposizione i dati grezzi possiamo sapere, ad esempio, se c'è una coinfezione, quindi due ceppi virali che hanno infettato lo stesso ospite. Ad oggi pochissimi, a fronte dei dati genomici presenti, pochi di questi hanno anche i dati grezzi. Ovviamente il virus interagisce con l'uomo, con le cellule dell'ospite, quindi in che modo l'infezione virale altera il profilo di espressione dei diversi tipi cellulari dell'ospite e così via. Quindi vedete in questa rassegna tutti i tipi di dati che potrebbero essere, come dire, condivisi: dati di espressione, proteine, strutture. Importantissimo, diciamo, anche quest'ambito, perché conoscendo la struttura delle proteine virali potremmo, come dire, predire ad esempio l'interazione di farmaci e ad esempio l'efficacia di vaccini, quindi target e farmaci e moltissimi altri. E ad esempio qua dico, faccio due esempi, l'imaging e il clinical data. Avrete visto, se fate una ricerca, molte radiografie polmonari. Ora, associare i dati genomici ai dati di imaging che vengono dalle radiografie polmonari è un altro tipo di dato che sarebbe molto interessante, oltre ai dati clinici su cui poi torneremo in seguito, che, diciamo, anche questo è il vero tallone d'Achille di tutta la faccenda.
Quindi, come vi ho già raccontato, a livello europeo si è sviluppato questo COVID Data Portal, che di fatto altro non è una casa, quindi una sorta di data infrastructure che di fatto è relativamente utile se non viene, come si usa in modo gergale, popolata con i vari tipi di dati. Quindi vedete un po' le sequenze, i dati di espressione, le strutture e così via. E chi la deve popolare? I vari gruppi di ricerca che in tutta Europa, in tutto il mondo, lavorano per, diciamo, ottenere strumenti sempre più efficaci per fronteggiare la pandemia. Quindi, diciamo, lo schema è il seguente. Abbiamo dati che derivano dai pazienti. Questi dati confluiscono attraverso le infrastrutture nazionali, quindi il sistema sanitario nazionale, i laboratori nazionali o i laboratori di ricerca che producono i dati, e eventualmente attraverso le infrastrutture di ricerca che possono fornire un supporto su questo. E ci sono tutta una serie di infrastrutture di ricerca che stanno lavorando attivamente in Europa per supportare la ricerca per la pandemia, quindi non solo Elixir, ma gli EBMRI per le biobanche, quindi i campioni biologici, e Atris, che diciamo la medicina traslazionale, Eurobioimaging, quindi le immagini in ambito biomedico, Instruct, le strutture, ma tutte queste infrastrutture a loro volta sono, diciamo, case che se non vengono riempite e riempite in modo corretto, tutti gli sforzi sono di fatto inutili. Uno sforzo, diciamo, un esempio che porto sempre, che ricordo sempre, è l'esempio svedese. A livello svedese è stata fatta un'azione concertata per, su scala nazionale, per coordinare le attività di ricerca. Ad esempio, in Svezia tutti i gruppi che si sono messi a fare ricerca genomica nel campo del Covid-19 sanno che questa ricerca la fanno con soldi pubblici, ma hanno, come dire, come indicazione top-down quella che i soldi poi gli vengono dati se i dati vengono resi open access, altrimenti non beccano il finanziamento. Quindi loro sono obbligati a seguire delle precise procedure di data sharing perché sono fruitori di fondi pubblici. E quindi a livello svedese si sa quali sono i progetti di ricerca che si stanno portando avanti, quali sono i dati che questi progetti hanno prodotto in vari settori. Vedete qui in questa slide dati di genomica e trascrittomica, proteine, imaging e così via. Quindi uno ha, diciamo, non solo la casa, ma come questa casa viene riempita a livello nazionale. Quindi questo è un esempio, diciamo, virtuoso. In Italia tutto questo, diciamo, non è propriamente possibile. Perché non è possibile? Ora ve lo dirò tra un momento. C'è uno sforzo in questa direzione. E lo sforzo maggiore, che rappresenta anche la maggiore criticità in ambito europeo, è quello di rendere, diciamo, interoperabili i dati biomedici, biomolecolari e i dati clinici. E su questo c'è una siamo molto molto indietro, soprattutto per quanto riguarda i dati clinici. Nel senso che non esiste un'ontologia, non esistono dei vocabolari controllati e di fatto ogni centro clinico produce i suoi dati alle cartelle cliniche che vengono fatti in modo assolutamente disomogeneo in Italia, dove, come sapete, la sanità è governata a livello regionale, ma anche all'interno della stessa regione ogni, diciamo, ospedale, ogni clinica ha i suoi standard, se, diciamo, ogni gruppo ha le sue abitudini per fare tutto questo. Ci è stato richiesto dall'Europa di, come dire, facilitare il compito dello sharing in questo campo ed è stato creato un gruppo di lavoro promosso dal coordinatore ESFRI italiano, che è il professor Rossi, che vede appunto la partecipazione del dottor Zambelli come rappresentante di Elixir, la dottoressa Minghetti
dell'Istituto Superiore di Sanità e il dottor Grigioni, sempre dell'Istituto Superiore di Sanità, come il rappresentante del Ministero della Salute. Come dicevo, perché in Italia è tutto più difficile? In Italia è tutto più difficile perché c'è uno scollamento assoluto fra la ricerca e la pratica clinica. Come sapete, la ricerca è appannaggio del Ministero della Ricerca e la salute è appannaggio del Ministero della Salute. E questi due ministeri seguono, diciamo, vie parallele che si incrociano pochissimo, con indicazioni diverse e che quindi l'uno non sa cosa sta facendo l'altro. Ad esempio, le infrastrutture di ricerca sono per lo più, come dire, governate dal Ministero della Ricerca e di fatto fino a poco tempo fa il Ministero della Salute nemmeno sapeva che queste esistessero. Queste infrastrutture sono finanziate con soldi pubblici, quindi è importante che tutti gli sforzi vengano messi a fattor comune. Ci stiamo provando, ma vi assicuro che è molto difficile. Tant'è vero che se io facessi un censimento fra i partecipanti a questo webinar, mi pare che piuttosto improbabile che ci sia qualche partecipante che viene dalla realtà clinica, però magari questo poi lo vedremo successivamente. Qui vedete, diciamo, tutta una serie di possibili attività che è possibile fare per rendere i dati accessibili, per renderli fair e così via, su cui, diciamo, non ritengo utile soffermarmi perché potrebbe essere molto più interessante la discussione successiva. Giusto per focalizzare il punto, quello che per noi è fondamentale per fare progressi rilevanti nella ricerca è incrociare dati clinici e i dati, diciamo, chiamiamoli omici. Quindi, come faccio io a dire che un virus è più aggressivo o meno aggressivo se non posso correlare i dati genomici con i rispettivi dati clinici? Al momento questo di fatto è praticamente impossibile. E quindi ho bisogno di fare studi di popolazione che siano studi in qualche modo su campionamenti ampi che mettano insieme queste due tipologie di dati. Ora, diciamo, fortunatamente, almeno in Europa e in particolare in Italia, l'emergenza si è attenuata. Quindi questo è il momento in cui va fatto il massimo sforzo per mettere a fattor comune, diciamo, le risorse, le esperienze e fare uno sforzo in questa direzione. Abbiamo come elixir dei contatti con i colleghi dell'Istituto Superiore di Sanità e, come dire, stiamo cercando di, per esempio, determinare qual è il minimum set di informazioni cliniche con, come dire, i vocabolari appropriati per fare uno sforzo in questa direzione. In tutto questo, diciamo, ci dobbiamo anche confrontare con il GDPR, cioè le regole europee per la protezione dei dati. Ora, è evidente che anche questa parolaccia, GDPR, in ambito clinico è di fatto una parola ignota, nel senso che non è impossibile condividere i dati molecolari e clinici se si seguono una serie di precauzioni, ma quello che serve è da un lato avere l'infrastruttura e le personalità deputate a far questo. Ad esempio, è importante che ogni istituzione individui un data protection officer che in base alle attività che svolge venga redatto un DPA, un data protection impact assessment, e poi, diciamo, è possibile, perché ci sono esenzioni per la ricerca scientifica, rendere queste informazioni utilizzabili. Cioè, qual è l'obiettivo del GDPR? E non rendere, come dire, possibile risalire all'identità del paziente, ovviamente per problematiche di privacy. Ma ci sono tutta una serie di pratiche, di procedure che di fatto rendono possibile questa attività. Ma purtroppo le nostre istituzioni cliniche, vi ripeto, non sanno nemmeno cos'è la GDPR. Vi dico semplicemente che avendo avuto interazioni con
diversi ospedali, alla faccia della GDPR, ho ricevuto, diciamo, dei tamponi, dei campioni in cui nel foglio Excel c'era riportato il nome, il cognome e l'indirizzo dei pazienti da cui questi campioni provenivano. Altro che pseudo-anonimizzazione. L'open data è oltretutto importantissima anche per fact-checking. Ora, in questo periodo di pandemia, immagino che tutti quanti abbiate, come dire, assistito alle passerelle dei cosiddetti virologi o, come dire, opinionisti virologi, che, ma non solo, ma anche politici, perché, come sapete, ormai tutti parlano di scienza. Se i dati sono condivisi, questi servono non solo agli scienziati per poter riprodurre e riusare le ricerche, ma servono anche per verificare le affermazioni dei colleghi. E quindi è un fatto fondamentale non solo per il progresso della ricerca, ma anche per la società, che in questo modo può avere, come dire, la possibilità di verificare le notizie che vengono date. Vi riporto solo due esempi. Questo è un comunicato stampa del governatore Zaia. Ho fatto sequenziare il ceppo serbo, attenzione, è più virulento di quello locale, perché pare che abbiano trovato in questo ceppo serbo, diciamo, una mutazione che non conosciamo. Ora, nel pannello che vedete a destra, vi dico che la maggior parte, ovviamente, i virus cambiano, tutti i virus cambiano, cambiano moltissimo. Noi, analizzando, come dire, oltre 20.000 genomi qualche tempo fa, avevamo identificato oltre 9.000 cambiamenti. Bene, la maggior parte di questi cambiamenti era presente in un unico genoma. Quindi, da un punto di vista funzionale epidemico, di fatto è assolutamente irrilevante. Solo l'1% di questi cambiamenti, cioè una cinquantina, erano presenti in più dell'1% dei genomi virali sequenziati. Quindi, quando si fanno queste affermazioni, diciamo, se non sono corredate da solidi dati scientifici, diciamo, facciamo, come dire, come diceva prima Emma, bad science. Ultimo comunicato stampa, questo ha avuto un eco enorme sui giornali, anche perché Fondazione Cariplo ha finanziato con un budget cospicuo uno studio. E qua vi dice, questo è un articolo del Corriere della Sera, lo studio della Fondazione Cariplo ha esaminato le sequenze del genoma di 350 pazienti. Il confronto genetico permette di individuare e così via. Ora, diciamo, di questo studio non c'è traccia da nessuna parte, nemmeno nei preprint di cui vi parlavamo prima, cioè quei bioarchive dove uno mette le pubblicazioni scientifiche, e nemmeno questi 350 genomi non ci sono, semplicemente non ci sono. Quindi, su che cosa si basa questa affermazione? Ora, diciamo, è importante anche che i media su questi aspetti maturino, perché prima di pubblicare una notizia di questo tipo, dove, come vedete, nel cartoon sotto si parla di ceppo A più veloce e ceppo B più lento, dove non c'è nessuna base scientifica per dire che un ceppo sia più veloce o più lento, perché semplicemente non c'è questo dato. Ora, diciamo, è importantissimo che la crescita non riguardi solo la comunità scientifica, ma anche la società e soprattutto i media che riportano, diciamo, queste informazioni. Per concludere, qual è la situazione in Italia? Allora, ad oggi i dati, i genomi virali pubblicati e pubblicati, diciamo, il repository più grande è un repository che si chiama GSAID, che al momento contiene 68.000 genomi virali. L'Italia, come vedete qui, la freccetta, è uno dei paesi che ha contribuito meno e fra i paesi occidentali è veramente un fanalino di coda. In Italia in totale abbiamo 201 genomi in totale disponibili, sempre in questa piattaforma G6, come vi ha detto prima Allegra, in GenBank ce ne sono ancora meno,
ma diciamo è un problema di lag time, perché poi i genomi di GSAID poi dovrebbero andare a finire anche in GenBank. Diciamo, noi nel nostro piccolo ne abbiamo prodotti 34, tutti quelli pugliesi e lucani, che sono tutti liberamente disponibili, e per quanto ci consta tutti i genomi italiani appartengono allo stesso ceppo, quindi due ceppi più veloci della bergamasca io li vorrei, come dire, vedere. Sono tutti dello stesso ceppo, eccetto i due genomi cinesi dei due coniugi, i due ricoverati allo Spallanzani, di cui sicuramente avete avuto notizie. Cosa possiamo fare? Qual è il contributo di Elixir? Il contributo di Elixir è naturalmente mettere a disposizione le sue infrastrutture ICT, sia per lo storage e l'accesso ai dati. Mettere a disposizione vuol dire che queste piattaforme sono accessibili senza pagamento di fee al momento. Mettere a disposizione un sistema Galaxy Cloud che consente di fare analisi di dati sensibili in modo compliant alla normativa GDPR, può dare know-how, quindi fornire assistenza ai colleghi clinici e non solo, per rendere questi dati fair e per facilitarne la integrazione con i dati clinici, che, come dicevo, è veramente il punto critico di tutta la vicenda. E questo grazie veramente al lavoro esemplare che sta facendo Allegra, promuovere attività di training a vari livelli per, come dire, insegnare ai ricercatori come rendere i dati fair e riusabili il più possibile. E con questo, diciamo, ho concluso e sono, diciamo, disponibile a rispondere alle vostre domande. Allora, per quanto riguarda le domande, mi sentite? Mi sentite tutti? Buonasera a tutti. Allora, potremmo partire con le domande, giusto? Sì, sì. Ok. Abbiamo ricevuto una serie di domande con il form di iscrizione. La prima è: cosa si sta facendo per raccogliere informazioni riguardanti i genomi dei pazienti e i metadati ad essi associati? Allora, come vi dicevo, questi dati vanno a finire in vari repository. Il repository più rilevante è GSAID, che molti di voi conoscono, e per sottomettere i dati a GSAID va anche riempito un form con un set di metadati che per la verità è molto limitato, che ad esempio ovviamente contiene l'informazione del data in cui il campione è stato prelevato, la collection date, e il clinical status del paziente. Però, come vi dicevo, a parte che su questo non c'è un vocabolario controllato in modo tale da rendere facilmente riusabili questi dati, molti dati non ci sono. Quindi, cosa si sta facendo? Non c'è nessuna indicazione top-down. Ad esempio, Fondazione Cariplo, che ha fatto il comunicato stampa, non ha detto ai gruppi di ricerca che ha finanziato che questi dati dovevano essere resi disponibili. Quindi, ammesso e non concesso che questi 350 genomi ci siano, è chiaro che vanno depositati nei repository internazionali riconosciuti. Cosa si sta facendo? Non so che dirvi. Cioè, è importante che i funding bodies diano disposizioni in questo senso. Ci sono funding bodies privati che fanno quello che gli pare, anche se Cariplo di fatto non è propriamente privata, perché immagino che abbia una partecipazione della regione Lombardia. È importante che faccia lo stesso il Ministero della Salute, ma non mi risulta che nei progetti, ora c'è stata un'altra call, diciamo queste fast call Ministero Salute, che dia indicazioni precise sull'obbligo di rendere questi dati, come dire, open access e disponibili. Quindi noi che stiamo facendo? Moral suasion, ma più di questo non possiamo fare. Quindi è importante che ci siano delle azioni concertate di tipo top-down dei funding bodies, in particolare quelli pubblici, che devono dare indicazioni in questo senso.
Quindi più di questo non so che dirvi. Ok, allora un'altra domanda che è stata posta con il form di iscrizione è: oltre alla condivisione dei dati, quello che riscontro spesso è la difficoltà di ottenere metadati associati al dato genomico, trascrittomico, eccetera. Questo rende di fatto complicato, se non impossibile, una qualsiasi forma di analisi statistica, perché non permette di stratificare correttamente i soggetti. Cosa ne pensate? Che ha perfettamente ragione. Nel senso che, ad esempio, se si sottomettono i dati a GSAID, ma anche a GenBank, non c'è un set minimo di metadati obbligatori da inserire. Quindi non tutti i dati GSAID sono, diciamo, ugualmente ricchi di metadati. E oltretutto questi dati non sono disponibili, perché GSAID, diciamo, ha una sua governance un po', diciamo, privatistica. Che cosa si può fare al momento? Nulla. Ok, allora poi un'altra domanda è più aperta, direi. Qual è il ruolo della bioinformatica in questo momento? Ed in particolare come può aiutare ad anticipare le prossime mosse del virus? Beh, il ruolo della bioinformatica è assolutamente strategico, perché la bioinformatica si occupa di della gestione e della conservazione dei dati nell'ambito di life science. Quindi ci dà tutta una serie di strumenti che ci dicono come immagazzinare i dati, diciamo, omici, in modo che poi siano, diciamo, riusabili, e ci offre tutta una serie di strumenti per produrre conoscenza biologica. Ad esempio, la bioinformatica ci può aiutare a capire se, date le sequenze dei genomi virali, ci sono dei sottotipi virali, e che questi sottotipi virali quali sono e come evolvono nel tempo e nello spazio, e questo ci fa capire cosa ci possiamo aspettare, quindi una seconda, una terza ondata. Ci possono far capire, studiando, come dire, la struttura del recettore e delle proteine virali, come cambia l'interazione. E quindi la bioinformatica ci ha fatto capire, ad esempio, che SARS-CoV-2 ha un grado di infettività maggiore di SARS-CoV, che di fatti sappiamo ha riguardato poche migliaia di persone, perché c'è stata una disgraziatissima inserzione di 12 nucleotidi. Quindi, analizzando il genoma, abbiamo visto questo dato, che rende, come dire, l'ingresso del virus nella cellula molto più agevole. Quindi la bioinformatica ci ha fatto capire questo, naturalmente. Ovviamente dà indicazioni poi agli sperimentali per testare e validare le ipotesi che la bioinformatica fa, diciamo, che sono ovviamente di carattere più predittivo. Quindi la bioinformatica gioca un ruolo fondamentale. Bene, allora adesso possiamo passare a raccogliere alcune domande che sono invece state scritte, diciamo, durante il webinar nella sezione di domande, nel box delle domande. Per esempio, qualcuno chiede: chi assicura i ricercatori che i dati depositati non vengano usati da aziende private per perseguire i propri scopi e guadagni? In fondo, l'esperienza del sequenziamento del genoma umano in parte mise in luce anche l'enorme vantaggio che Venter ebbe. Non so, Emma, vuoi rispondere sì. Tu a questa domanda? Sì, posso rispondere io. Dunque, Lo si può fare attraverso le licenze, cioè quando noi mettiamo a disposizione qualcosa è buona norma associare al materiale che mettiamo a disposizione quella che si chiama licenza di riuso. Le licenze di riuso più utilizzate nell'open science sono le Creative Commons. E ci permettono di, per esempio, di indicare che noi non vogliamo che il database che mettiamo a disposizione sia utilizzato ai fini commerciali. Ora però questo mi permette di fare una riflessione. La domanda è: perché noi non vogliamo che qualcuno guadagni dalla nostra ricerca?
perché forse vogliamo guadagnarci noi, ma davvero lo faremo poi magari in un futuro? Perché se qualcuno ha un'idea e sfrutta commercialmente in qualche modo i risultati a cui noi siamo arrivati, questo non è consentito. Tenete presente poi che, per esempio, la pubblicazione scientifica è un'operazione commerciale, quindi se voi condividete un dataset e imponete un riuso non commerciale, un ricercatore che un domani fa una ricerca utilizzando i vostri dati non potrà scrivere un articolo scientifico, perché, come avete visto, la pubblicazione scientifica è un uso commerciale. C'è dietro chiaramente un'azienda che guadagna dagli articoli che noi scriviamo attraverso, avete visto, gli abbonamenti, quindi anche quello è un uso commerciale. Quindi in realtà le licenze vanno dosate, sarebbe meglio aprire il più possibile il riuso. Per cui ecco, ci sono tanti aspetti da considerare. C'è un piccolo articolo, un fact sheet che è stato scritto da Creative Commons proprio su come si devono licenziare i dati della ricerca, che vi consiglio. Ora dopo riesco a ritrovarlo, ve lo inserisco nella chat. E ci sono tutta una serie di considerazioni come quella che vi stavo facendo prima, cioè l'uso commerciale in realtà è uno degli usi che dovrebbero essere previsti anche, per esempio, per aumentare l'innovazione europea e anche italiana. Quindi non è il male se qualcuno riusa i nostri dati per fare profitto. In realtà gli editori commerciali lo stanno già facendo e nessuno si scandalizza, perché fanno soldi con gli articoli che i ricercatori scrivono. Sì, in effetti molti ricercatori, questo accade, quando si pubblica un articolo, quando prima di andare in stampa, non so se avete notato, ci chiedono che tipo di licenza intendiamo sottoscrivere. Ma anche per chi fa bioinformatica e pubblica un database, per esempio in Elixir, tu devi dire con quale modalità, con quale tipologia di licenza tu metti a disposizione i dati. E io, diciamo, concordo anche con Emma sul fatto che il fatto che anche l'industria possa utilizzare la ricerca pubblica per produrre innovazione, se questa innovazione, a parte il profitto per l'azienda, che ovviamente, come dire, è ragionevole che ci sia, produce un vantaggio sociale, why not? Oltretutto, per esempio, in Elixir, come sapete, esiste un gruppo di lavoro industry che si occupa appunto di promuovere l'interazione fra la ricerca pubblica e l'industria. E sviluppare l'industria vuol dire posti di lavoro, vuol dire sviluppo del paese, quindi non è, diciamo, il demonio. Graziana, a questo riguardo c'è qualcuno che fa una domanda e chiede se Elixir Italy fornisce anche un supporto per introdurre open science nelle policy aziendali. Al momento, diciamo, se qualcuno ci dovesse porre la problematica, possiamo valutarlo. C'è un working group industry di Elixir di cui la dottoressa De Leo fa parte, non so se vuole intervenire per dire qualcuno su questo, però chiaramente Elixir ha un occhio molto attento alla realtà industriale, perché, come sapete, anche la ricerca ora promuove l'interazione fra l'accademia e l'industria, che è fondamentale, perché un grosso problema dell'Italia fino a poco tempo fa è che la ricerca, come dire, industriale e la ricerca accademica erano due mondi distinti che non si parlavano affatto. Favorire una maggiore osmosi tra queste due realtà vuole anche significare maggiore risorse per la ricerca accademica, e tutti sapete delle progettualità in ambito PON, in ambito MISE, che ovviamente sono molto importanti anche per sostenere la ricerca, come dire, accademica. Non la chiamo di base perché non ha senso parlare di ricerca di base, a mio parere, ma buona e cattiva ricerca è la distinzione. Sì, se volete, diciamo, già che sono stata chiamata in causa, sono Francesca De Leo, sì, partecipo al gruppo Industry per Elixir Italia, e soprattutto le applicazioni che
possono derivare dall'utilizzo della bioinformatica e che possono essere assolutamente interessanti per le aziende, e sono topic assolutamente nuovi anche per l'Hub, per il SIR Europa, che le, diciamo, attività come quelle di scienze della vita più legate alla bioinformatica siano adesso di grosso interesse dal punto di vista industriale, soprattutto per tutto quello che anche concerne lo sharing data, ma anche per quanto riguarda la parte di compute, quello che è la parte di possibilità di accesso a risorse di calcolo. Tutto questo è qualcosa che vedremo sicuramente nei prossimi anni, e che anche l'open science ha il suo valore proprio per quello che anche Emma diceva precedentemente, anche grazie rispetto al perché no le aziende poi non debbano utilizzare anche quello e sviluppo. Cioè dalla ricerca poi si parte attraverso l'open science tutta quell'accelerazione che è data da origine allo sviluppo, dando a nuova ricerca, quindi perché no? Tra l'altro un commento, e qui non so se vogliamo cominciare a mostrare le risposte dei partecipanti alla domanda che avevamo fatto. Ecco qui quello che esce, molto interessante quello che esce dai vostri commenti. Diciamo, io direi una maggioranza di risposte che si riferisce al fatto che proprio un po' manca una cultura dell'open science, non si sa come, che erano insomma un po' le ipotesi iniziali, e per quello diciamo una mancanza di cultura si risolve o comunque si affronta cercando il più possibile di fare cultura, e quindi organizzando sempre più eventi come questo e come quelli che vi proporremo, ma insomma cercare di farlo un po' a tutti i livelli più generali. Per esempio una discussione che abbiamo adesso nel nostro gruppo in atto è di organizzare degli eventi di disseminazione, di divulgazione proprio per le persone, per i cittadini, e quindi questa è una parte importante. E poi ci sono alcune risposte che dicono, beh, perché i ricercatori prima di rendere disponibile, condividere i propri dati, ci vogliono pubblicare sopra, no? Quindi c'è questa idea, e questo secondo me è un po' uno dei motivi per cui appunto uno dice, vabbè, ma insomma io non condivido i dati con l'industria, non condivido i dati in generale, perché se no magari ad altri vengono le idee prima che a me e poi ci possono fare qualche cosa. Ecco qui appunto, non so se Emma tu vuoi fare, diciamo che Emma ci ha detto moltissimo su questo tipo di atteggiamento, non so se tu vuoi commentare qualche cos'altro su questo tipo di, questa modalità di... Sì. Beh, intanto grazie Allegra, volevo far notare che soprattutto in ambito medico molte riviste oggi chiedono invece di in qualche modo condividere i dati che ci hanno portato poi alla pubblicazione. Per esempio c'è un'iniziativa che si chiama Lancet Reward, dove proprio Lancet si impegna a richiedere la condivisione dei dati per gli articoli che vengono pubblicati. Alcune riviste oggi, per esempio Springer, ma anche Elsevier, per alcune riviste richiedono obbligatoriamente la condivisione del dato per la pubblicazione. Dovrebbe essere una questione etica, cioè io devo poter dimostrare quello che sto affermando, lo abbiamo visto prima. Tenete presente che io l'ho accennato brevemente, ma il sistema della valutazione della ricerca oggi è proprio in grande discussione. Ci sono degli esempi di paesi e di istituzioni che oggi stanno attuando già
dei metodi di valutazione della ricerca che non prevedono più l'utilizzo delle sole citazioni degli articoli. Si sta andando sempre di più verso una valutazione qualitativa e soprattutto una valutazione a 360 gradi dei risultati, quindi i dati, software, tutto quello che noi condividiamo sarà diciamo oggetto della valutazione. E a quanto emerge ora sarà oggetto della valutazione il riuso che altri faranno dei nostri risultati. Quindi il fatto di condividere oggi dei dati permetterà un domani di essere valutati, perché se noi chiaramente non cominciamo a condividere, nessuno potrà riutilizzare quello che noi produciamo. C'è un dibattito che ormai si è aperto a livello, per esempio, della European University Association che sta già discutendo come fare per valutare i ricercatori. È chiaro che in Italia siamo ancora molto indietro, però l'Europa, come sapete, in questo ci fa abbastanza da traino. L'avvento di IOSC, per esempio, molti dei fondi europei del prossimo programma quadro saranno legati all'utilizzo in qualche modo di IOSC, quindi verrà valutato anche il riuso che si farà dell'esistente, ma anche quello che si metterà a disposizione. Volevo fare ancora una domanda a Graziano, perché è sempre specifica di Elixir, questa è un po' più tecnica. Si chiede se tramite Elixir ed enti partecipanti si stia prevedendo un eventuale sistema di cura manuale, controllo di congruenza dei database associati a Covid-19. Quindi se c'è in atto, cioè tu prima parlavi, non so, dell'assenza per esempio di vocabolari controllati, quindi se in relazione ai dati Covid si sta facendo, Elixir si sta muovendo in questa direzione. Allora, Elixir si sta muovendo sia a livello europeo che a livello nazionale per trovare modalità di integrazione di dati molecolari e clinici, perché come vi dicevo il problema non è tanto sviluppare le indicazioni per i metadati molecolari classici su cui abbiamo già una lunghissima tradizione e quindi su questo non ci sono problemi, ma quali sono i metadati clinici che vanno integrati, con quali modalità e quant'altro. Però ovviamente questo si può fare con la collaborazione della parte clinica ed è necessario un input top-down che dia indicazioni precise a seguire questo percorso. Altrimenti si rischia di fare, come si dice, vox clamans in deserto. Sicuramente a livello europeo c'è una altissima sensibilizzazione in questa direzione. Quello che è importante, come dire, sottolineare è che questi sforzi sono sforzi che non possono essere localistici, ma devono essere sforzi, diciamo, perlomeno paneuropei, in modo tale che il lavoro che si fa comunque venga in qualche modo, sia veramente un lavoro utile, altrimenti si rischia di rimanere, come dire, nell'angolo. Quindi per quanto riguarda i dati molecolari, le banche dati hanno già, diciamo, dei sistemi di verification che sono assolutamente, come dire, standard. Purtroppo nell'altro versante questa emergenza Covid ci ha messo di fronte a un problema molto serio. Io vi farei vedere i metadati di richiesti da G6 e vedete che siamo molto lontani da un sistema che può dirsi in qualche modo fair. Anche perché sta acronimo nella realtà clinica di fatto è un neologismo. Sì, assolutamente. Sì, diciamo in prospettiva una cosa importante, una cosa importantissima, diciamo, nell'ambito di Elixir è che ci sono stati grandi finanziamenti per la formazione di figure come quella che si chiama dello data steward, cioè colui che si prende cura dei dati, e del data manager, nonché ovviamente del data analyst.
Quindi diciamo sul panorama europeo sono state messe risorse importanti proprio per creare queste figure. In Europa sono previsti addirittura la formazione di 500.000 di queste tra virgolette nuove figure. In particolare l'Itzir Italy si sta occupando proprio dello sviluppo di un curriculum in Data Stewardship Management e Analysis che diventerà operativo a partire da l'anno accademico 2021-2022 e sarà aperto naturalmente a tutti. Quindi questo è lo sforzo, sempre diciamo cercando di rispondere il più possibile con la cultura alla mancanza, con la formazione, con la cultura alla mancanza appunto di consapevolezza e conoscenza. Andrebbe fatto lo stesso sforzo in ambito, un clinical data stewardship sarebbe auspicabile, ma sì. Ci arriveremo forse fra un po'. Adesso tutto il tema dei dati clinici verrà affrontato e discusso in uno dei prossimi... No, il tema è abbastanza complicato perché, come sapete, non so quanti di voi sanno, che esiste, come dire, la cartella clinica elettronica, il cosiddetto fascicolo sanitario elettronico. Quindi, in teoria, per il Ministero della Salute il problema non esiste. Ma, di fatto, non c'è nessuna, è come dire un bambino nato morto, non so se è chiaro. Quindi, questo fascicolo sanitario elettronico riguarda soprattutto la parte amministrativa, diciamo, del clinical care. Non riguarda la parte, diciamo, applicativa. E quindi andrebbe un po' tutto ripensato. Quindi io mi auguro che questa pandemia, come dire, apra gli occhi a chi di dovere. Ok. Va bene, io direi... grazie a tutti, i partecipanti, a Graziano Pesolo, a Emma Lazzari, a Gina Pavone, a Francesca De Leo, Loredana Lipera. E prima di arrivare alla chiusura vi chiediamo ancora, ecco, un momento di partecipazione in cui vi chiediamo di lasciarci tre parole, concetti che vi hanno colpito nel seminario di oggi e di farlo adesso, subito, in maniera tale che vediamo la nuvola di parole formarsi e vediamo tutti insieme che cosa vi ha colpito oggi. Poi successivamente per email vi manderemo il link a un questionario di feedback che... le vostre opinioni su questo webinar, che per noi sono estremamente importanti, soprattutto nel lavoro che stiamo facendo di sviluppo dei prossimi webinar e tutorial. Questa cosa del World Cloud è sempre molto carina perché ci permette poi di capire che cosa vi è rimasto dell'evento che abbiamo organizzato per voi. Come diceva Allegra, poi invieremo a tutti coloro che si sono iscritti un piccolo questionario veramente molto breve che diciamo è strutturato sempre nello stesso modo, cioè ci dà la possibilità di capire come possiamo migliorare questo tipo di eventi. E, non so se probabilmente ci sarà anche una parte dove potrete darci anche dei commenti aperti, quindi se avete bisogno di altre informazioni. Sicuramente rimaniamo a disposizione per qualsiasi domanda che potete avere anche successivamente, chiaramente, a questo webinar.
Quindi se avete delle domande specifiche ci potete contattare, nelle nostre presentazioni sono presenti le email, quindi potete anche contattarci direttamente. Le presentazioni le metteremo a disposizione su Zenodo, le troverete poi linkate sulla pagina di Open Air relativa a questo webinar e vi invieremo comunque comunicazione attraverso l'email che ci avete fornito, come abbiamo fatto oggi per darvi il link per partecipare. Quindi per chi ci sta seguendo ancora dal canale YouTube e quindi forse non è riuscito ad iscriversi in tempo, troverà comunque tutto sul sito di Open Air e poi linkato chiaramente a catena sul sito del CNR, quello di Elixir, quindi cercheremo di diffondere il più possibile questa informazione. Bello vedere che la parola più condivisa è condivisione. Esatto, sì. Quindi... sì, sì. La parte chiaramente anche della formazione della cultura mi sembra molto, molto importante e comunque ecco, come diceva Allegra prima, questi eventi noi li organizziamo in modo periodico, quindi se anche avete bisogno di qualcosa di un pochino più personalizzato potete contattarci per capire se abbiamo qualcosa in agenda o se possiamo offrirvi supporto. E poi vi invito anche a come si dice, stay tuned, no? E a vedere quali sono i programmi poi che abbiamo per i prossimi webinar e anche farci sapere che cosa vorreste vedere magari. Certo, certo. Come avrete più o meno intuito, la scelta dei temi da trattare sono quelli che sono venuti diciamo da RDA, che si è focalizzata su una serie di dati, però ci potrebbero essere viceversa dei problemi o delle questioni che invece voi sentite il bisogno di che vengano trattati. Allora certo, come dice Emma, assolutamente. Contattateci e fateci presente quali possono essere delle necessità che potremmo almeno tentare a cui potremmo tentare di rispondere in qualche modo. Va bene, io diciamo vi lasciamo con questa bella nuvola. Un saluto a tutti e buona serata. Sì, grazie veramente a tutti e speriamo di rincontrarvi nei prossimi webinar e tutorial. Grazie. Ciao a tutti. Arrivederci a tutti.